Ben ritrovati, gentili telespettatori, nuova edizione del telegiornale del Veneto Orientale. In apertura subito parliamo di cronaca, andiamo subito a sentirci allora il primo servizio. Cade dalla scala battendo la testa e dopo poco muore, la procura avvia l'indagine. Sconcerto e dolore a Porto Gruaro per la morte di Remigio Anese, 65 anni, noto artigiano di Sumaga che è deceduto venerdì scorso all'ospedale di Cattinara a Trieste dopo una brutta caduta dalla scala. Tutto è ora al vaglio della procura triestina che dovrà fare chiarezza sulla causa del decesso. In base a una prima sommaria ricostruzione, Anese è caduto da una scala battendo con violenza il capo. È stata una donna a lanciare l'allarme al 112 dalla centrale operativa del SORES di Palmanova, che gestisce tutte le chiamate di emergenza. Hanno inviato in via Liburnia, a due passi dal cimitero di Trieste, i sanitari con l'ambulanza. Al loro arrivo l'artigiano è subito apparso in gravi condizioni, per questo è stato trasferito in codice rosso all'ospedale di Cattinara. Sottoposto agli accertamenti è emerso il brutto trauma cranico, trattenuto con prognosi riservata in terapia intensiva. Purtroppo venerdì Remigio Anese è deceduto. Al momento non sembrano configurarsi responsabilità di terzi per il decesso del portuguarese, ma gli investigatori vogliono escludere ogni dubbio. Per questo è stato disposto l'esame autoptico che permetterà al medico legale di appurare la causa della morte. Al vaglio potrebbe finire anche il racconto della donna rimasta involontariamente testimone della caduta. La notizia della disgrazia ha suscitato sgomento tra Portogruaro e Sumaga, dove Anese era molto conosciuto per il suo lavoro di artigiano di infissi. Aveva ereditato il lavoro dal padre Giorgio, che aveva avviato una delle più grosse falegnamerie della zona, salvo poi passarla al figlio, il quale si era specializzato nella posa di infissi. Remigio Anese, all'età di 5 anni, rimase disabile dopo essere stato investito da un camion. Il funerale sarà celebrato a Sumaga, non appena l'autorità giudiziaria del capoluogo giuliano rilascerà il nulla osta. Spaccio nei pressi della stazione ferroviaria, nuovo arresto a San Donà di Piave. Nel corso di ieri pomeriggio i carabinieri del nucleo radiomobile, nel corso di un servizio che era finalizzato proprio alla repressione del spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato HO, un 21enne nigeriano, già con dei pregiudizi penali, senza fissa dimora, privo di occupazione. Per lui l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato individuato nei pressi della stazione ferroviaria di San Donà e seguito a distanza dai carabinieri fin quando sono arrivati in via Ereditari, dove hanno incontrato un giovane che gli ha consegnato qualche cosa. A quel punto gli investigatori dell'arma sono intervenuti per bloccare l'uomo, che ha provato a sottrarsi al controllo dei militari, scappando a piedi e gettando poi un involucro che è stato recuperato però dai militari. L'incarto è risultato essere un ovulo di eroina che, sommato alle dosi della sostanza che è stata rinvenuta addosso al giovane, complessivamente era di 12 grammi. Trovati anche 100 euro in contanti, tutti sequestrati, ritenuti infatti il provento dell'attività illecita dell'uomo. Sequestrati anche due cellulari utilizzati per il contatto con i clienti. Avvocato Roberto Anesto, in questo periodo stravolto dall'emergenza sanitaria causata dal virus Covid-19, quali sono le problematiche che in questo momento state riscontrando principalmente nella popolazione? Quali sono i casi che vi vengono sottoposti? In generale la libertà a cui eravamo abituati, la libertà di movimento, la libertà che le persone avevano garantite, oggi rispetto al tema del diritto alla salute e il diritto della tutela della collettività vengono impedite, e quindi ci sono svariati casi, ma ci sono anche tante questioni sulla responsabilità civile. Dobbiamo essere responsabili rispetto ad altre persone o lo siamo perché rivestiamo una certa posizione, quindi in termini generali di responsabilità civile. In alcuni casi la norma impone delle sanzioni, anche sanzioni rilevanti, quindi un'altra tipologia di responsabilità e di problemi che vengono create rispetto alle aziende, rispetto alle persone. Si violano il DPCM piuttosto che l'ordinanza, cosa succede? Questa è la domanda che spesso ci sentiamo rivolgere. C'è stata anche molta confusione in effetti riguardo ai DPCM.
I DPCM e le varie ordinanze, la sovrapposizione e le fonti che gerarchicamente hanno varia fonte appunto nel panorama normativo del nostro ordinamento. E quindi questo crea molti problemi e molte domande che ci vengono rivolte non solo come persone ma anche come professionisti. E poi abbiamo tutto il tema delle strutture ricettive, delle strutture commerciali, dei pubblici esercizi rispetto alla responsabilità verso terzi oppure la responsabilità verso i lavoratori. A questo si aggiunge un conflitto latente all'interno delle famiglie separate o in via di separazione che ci pone tanti dubbi, tanti problemi e anche dubbi interpretativi, ma anche dubbi gestionali, perché la giurisprudenza a volte è varia e di conseguenza si fa fatica a dare risposte certe alle persone. Il Comune ha stimato in 100.000 euro il costo per digitalizzare e archiviare le pratiche di edilizia privata. È una cifra considerevole alla quale l'amministrazione non riesce a far fronte in un'unica soluzione. Per raggiungere l'obiettivo, sta pensando di destinare 20.000 euro all'anno. Le vecchie pratiche degli anni 70, ha spiegato Stefano Pellizzon, vice sindaco e assessore all'urbanistica, mediamente erano composte da 3 pagine. Negli ultimi 10 anni le pratiche sono aumentate a dismisura per numero di fogli. Il costo della digitalizzazione è in funzione della quantità di carta che deve essere lavorata e di quanto tempo è richiesto per l'archiviazione di ciascuna pratica. Oltre a questo, il sistema deve essere programmato con le chiavi di ricerca. È un lavoro impegnativo che comunque va fatto, anche perché le pratiche archiviate vengono richieste con sempre maggiore frequenza dai professionisti del settore e dagli stessi cittadini. Lo scorso anno volevamo partire con questa attività. Per carenza di fondi e di bilancio abbiamo dovuto rinunciare. Anche quest'anno è probabile che non se ne faccia niente. Come conseguenza del Covid-19 il bilancio dovrà essere rivisto interamente. Conto che il prossimo anno siano disponibili i primi 20.000 euro per iniziare l'attività di digitalizzazione. Su questo tema non ci sono leggi nazionali o regionali a cui si possa attingere per incentivi. Per le nuove pratiche il professionista non si recherà più allo sportello del comune, ma presenterà la pratica direttamente tramite la piattaforma informatica del comune. Attualmente il personale che verrà assegnato a questa attività sta partecipando a corsi formativi per imparare a usare il sistema. Per l'inserimento digitale delle pratiche nell'archivio, l'attività verrà esternalizzata ad un'azienda del settore. Non è ancora partito invece il censimento dell'edilizia comunale non utilizzata. Il censimento serve all'amministrazione per incentivare il riutilizzo, la ricostruzione e la riqualificazione di abitazioni, edifici commerciali e industriali. Telaio ergonomico e rinforzato, ruote antiforatura con colori e dotazioni a norma, complete di caschetto e giubbetto catarifrangente. Sono arrivate le 3 biciclette per la polizia locale e sono state assegnate ai vigili. L'acquisto era stato deciso lo scorso anno. Una dotazione coerente con il progetto comunale di sviluppo per la mobilità lenta è adottata per essere sempre più vicini ai cittadini, dice la sindaca Maria Scardellato. Ne approfitto per ringraziare la nostra Polizia Municipale per il super impegnativo e fondamentale lavoro che hanno svolto in questo difficile periodo. Auguro anche a loro la ripartenza di un periodo più sereno, sempre al fianco e al servizio dei cittadini. Sono le prime bici in tutta la provincia di Treviso, con dotazioni e colori a norma, ad essere assegnate alla Polizia Locale, aggiunge Enrico Patrese, assessore alla sicurezza. Con l'arrivo del nuovo comandante Andrea Marchesin, i vigili hanno preso a muoversi spesso a piedi sul territorio. Adesso con la bicicletta il loro lavoro diventerà più agevole, permettendo di velocizzare gli spostamenti nell'ambito cittadino, raggiungendo velocemente punti della città che in auto sono poco accessibili. Si pensi ad esempio alla piazza del Foro Romano, l'area archeologica più importante della città. Per arrivare in macchina si parcheggia in Piazzale della Vittoria oppure nello slargo con accesso da Via Mazzini, che però è quasi sempre tutto occupato dalle auto posteggiate. Con la bici ora la polizia locale potrà arrivare al Foro Romano senza difficoltà e perdite di tempo. La bicicletta inoltre si rivela utile nel caso in cui un agente in servizio in una zona del centro storico debba rientrare velocemente al comando per un'urgenza. Farsi il tragitto a piedi è una cosa, percorrendo, pedalando, è ben più rapido. Non è da tralasciare il dare il buon esempio e la sindaca sottolinea nel suo commento il progetto comunale di sviluppo della mobilità lenta. Su questo insiste molto il piano del traffico, che comunque non introduce nessuna zona pedonale, puntando assai sulle piste ciclabili come quella che è appena stata tracciata in via Roma e come quella che a breve verrà introdotta in via Garibaldi. Gli amministratori sono spesso in sella alle due ruote. Il vice sindaco articolo all'assessore Patrese, dall'assessore Lorenzon alla consigliera Zaia, mentre la sindaca spessissimo va a piedi, con l'obiettivo, laddove possibile, di incentivare la mobilità lenta.
Una grande passione per Porto Gruaro è la volontà di rilanciare l'attrattività turistica. Questo è lo spirito con cui un gruppo di giovani portogruaresi ha realizzato volontariamente e donato al comune un video dedicato ai luoghi più suggestivi della città dell'Emene. Un'iniziativa nata da Mattia che insieme a Edoardo Anese e Sofia Fratter ha raccontato attraverso i social la bellezza senza tempo del centro storico con il suo ricco patrimonio artistico e architettonico. L'idea è stata concepita con l'obiettivo di dare un contributo alla nostra città in un momento difficile anche per il turismo e non solo, hanno spiegato gli ideatori. Ogni crisi porta delle opportunità da cogliere e questa in particolare ci permette di rilanciare il valore di un centro come Porto Gruaro che a poca distanza dal litorale offre ai visitatori un'esperienza alternativa alla spiaggia. Ci siamo impegnati in questa iniziativa con il cuore e con la voglia di raccontare la nostra città a chi ancora non ne conosce la bellezza e a chi vuole riscoprirla. Il video è stato pubblicato nella pagina Facebook istituzionale della città di Porto Gruaro, utilizzerà per la sua diffusione questi canali di comunicazione sfruttando anche la collaborazione offerta per la colonna sonora da Alberto Marzinotto, in arte Albert Marzinotto, DJ nativo della città dell'Emene e noto per la sua musica a livello internazionale. Ringraziamo Albert per la sua disponibilità, proseguono. La colonna sonora del video è Seven Sound, uno dei brani più noti del suo repertorio e siamo fieri che ne abbia concesso l'utilizzo. Avere un artista come Albert al nostro fianco rappresenta non solo un motivo di prestigio, ma anche l'opportunità per riaffermare la vocazione musicale di Porto Gruaro, città che esprime le sue eccellenze sia nell'ambito della classica, sia in quello della musica contemporanea. Ho accolto con entusiasmo una donazione di questi giovani concittadini, afferma il sindaco di Porto Gruaro, Maria Teresa Senatore. Ringrazio sentitamente Mattia, Edoardo e Sofia perché penso che con il loro gesto si sia stato proprio di ispirazione per tutta la città, per trovare l'energia necessaria per uscire da questa fase e guardare con fiducia al futuro. Il fatto che siano stati dei giovani a prendere l'iniziativa mettendoci il cuore dimostra quanto il futuro di Porto Gruaro sia in buone mani. A Lido del Sole, un saluto da Musile di Piave, Venezia. Buona serata a tutti. Ciao, ci vediamo quest'estate a Lido del Sole. Ciao da Austria, un forte abbraccio. Ci vediamo quest'estate tutti a Lido del Sole, mi raccomando non mancate. Tanti saluti da Conegnano. Ci vediamo quest'estate al Lido del Sole. Ciao! Ci vediamo quest'estate al Lido del Sole. Ciao da Casarsa! Ciao da Pordenone. Wir sehen uns diesen Sommer in Lido del Sol. Grüße aus Büdingen. Ciao. Ciao. Hallo allemaal, hier uit Nederland, uit Alrexel. De groetjes vanuit familie Heuvelmans en wij hopen jullie allemaal misschien te zien in Lido del Sol, Bibione. Houdoe! Gli scatti dal territorio con Vinicio Scortegagna.
I nostri servizi, i nostri live li trovate sulla pagina Facebook di Media 24. Ci fermiamo con questa edizione, torneremo con le altre nel corso della giornata. Rimanete con noi, alla prossima.